Nell'operazione nuova Narcos Europea, che è stata portata avanti dalle procure di Milano, Firenze e Reggio Calabria nei giorni scorsi, si è attaccato principalmente il clan Molè in tutte le sue manifestazioni e declinazioni sul territorio. E, a capo di questo clan è un giovane uomo, Rocco Molè, che hanno detto i giornali rappresenta il fallimento di quello che è il programma Liberi di Scegliere, dentro cui il ragazzo era stato accolto qualche anno fa. Il programma Liberi di Scegliere è un programma che nasce dalla volontà del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ormai una decina di anni fa, oltre una decina di anni fa, grazie all'iniziativa del presidente Roberto Di Bella, oggi presidente del Tribunale dei Minori a Catania, e che grazie a una partnership con le procure di Reggio Calabria, le procure di Catanzaro e poi ovviamente il resto, diciamo, d'Italia in qualche modo e soprattutto le realtà del territorio, tra cui principalmente Libera, ma anche altre realtà di supporto psicologico ed educativo sul territorio e fuori, è riuscita a creare una rete di supporto che offre alternative ai ragazzi, ai minorenni di famiglie di 'ndrangheta e alle loro madri che vogliono lasciarsi alle spalle quello che sembra essere un futuro segnato all'interno della mafia calabrese. È un progetto con una veduta ampissima che ha dato provvedimenti per oltre 90 minori, ha aiutato oltre 25 donne insieme ai propri figli a lasciare le famiglie d'origine, a risistemarsi in territori del nord dove sono state ovviamente supportate in vari modi dalla scuola all'educazione, alla legalità o anche banalmente alla vita normale di tutti i giorni. Ed è un programma che nasce con ovviamente un suo fisiologico numero di recidive, quindi si parla di un 7-8% di recidiva di ragazzi che una volta che raggiungono la maggiore età ritornano nella terra natia, nella famiglia d'origine in Calabria e vengono risucchiati all'interno di quelle che sono non tanto e non solo famiglie di 'ndrangheta, ma principalmente famiglie disfunzionali che li portano a fare scelte contrarie al loro benessere. È un argomento molto complicato e noi non sappiamo cosa ha spinto Rocco Molè a ritornare a fare il boss, non sappiamo cosa lo avesse spinto dopo un periodo passato in carcere da maggiorenne, già ad avvicinarsi al programma e a chiedere una messa alla prova in una comunità fuori dalla Calabria, grazie all'aiuto di Libera. Non sappiamo se dietro alle varie decisioni che ogni persona prende ci siano dei calcoli razionali per evitare ulteriori punizioni o ci sia in realtà soltanto una volontà davvero di uscire da certe dinamiche, di provare qualcosa di diverso e qualche alternativa. Il progetto Liberi di Scegliere, dovrebbe essere tutelato e non dovrebbe essere attivato. E dovrebbe ricordarci che laddove i ragazzi hanno avuto delle alternative, queste alternative quasi sempre hanno funzionato e che in realtà è la Calabria a mancare di anticorpi. È la Calabria che nel momento in cui questi ragazzi ritornano li rende ancora soggiogati alle loro famiglie di 'ndrangheta d'origine. C'è un altro aspetto da non sottovalutare: chiedere a un ragazzo, una ragazza, di rinunciare a certi aspetti culturali e familiari della propria esistenza è una cosa molto difficile, soprattutto quando la rinuncia non è completa, ma è ovviamente settoriale di alcuni degli aspetti della famiglia di origine che ovviamente sono contrari alla legge, sono contrari al modo di vivere degli altri. E, a volte dover fare questa scelta, la necessità di dover fare questa scelta porta i ragazzi a risentire di essere anche solo nati in certi contesti, risentimento verso la famiglia, risentimento verso lo Stato che li costringe a fare certe scelte. Ci sono delle dinamiche comportamentali che sono difficilissime da prevedere. Quindi, ovviamente un solo caso studio non fa il successo o il fallimento di un programma. Il programma Liberi di Scegliere rimane un fiore all'occhiello della Calabria e come tale va tutelato.